Spaghetti Paradiso è un romanzo che racconta lo stalking, però lo racconta in maniera leggera, attraverso l'esperienza di due donne diverse tra loro, molto diverse, ma vittime della stessa violenza, che ha, a mio avviso, delle radici comuni. Sono molto contento di essere riuscito a scrivere un libro che, da quanto mi dicono, attrae per il ritmo e soprattutto per la sua leggerezza, perché il messaggio più forte che io voglio dare è proprio quello dell'incoraggiamento alla reazione e cercare di smitizzare la figura dello stalker, perché ritengo che possa contribuire in qualche maniera a rendere questi soggetti ancora più efficaci nel momento in cui vogliono fare paura. La paura si può vincere, la paura, come lo stalking, si può decrittare, si può smontare e uscirne si può e soprattutto si deve. Le vittime di stalking in generale sono delle persone bellissime, devono recuperare loro stesse, ritrovarsi e in qualche maniera incarnare quella parola che si chiama resilienza, ovvero rinascere da un'esperienza negativa, addirittura riuscendo a migliorare se stesse. Lo stalking è un fenomeno di cui si parla molto, ma a mio avviso non se ne parla comunque abbastanza e soprattutto è ancora necessario decodificare tantissimi avvenimenti, perché anche il numero elevatissimo di donne uccise a seguito di episodi collegati in qualche maniera allo stalking ci deve far riflettere diciamo, sulle cose in comune che hanno questi eventi, perché qualcosa di comune c'è. A mio avviso va ancora meglio approfondito ai fini di poterlo decrittare per essere più efficaci nella prevenzione, che resta sempre l'arma più importante. In questo romanzo io racconto anche una terra che amo profondamente, la mia terra, la Puglia, e in un passaggio la descrivo quello che io ho individuato come l'epicentro del mal di Puglia, che paragono al mal d'Africa, perché in Puglia chiunque ci sia stato ritiene sempre, diciamo, di doverci tornare, perché sente come mal d'Africa il mal di Puglia. Alle 8:30 in punto imboccavo la statale 16, gergalmente detta 16 bis, mitica strada che costeggia il mare. Mare a sinistra se vai verso sud, mare a destra verso nord. Il tratto che va da Bari a Lecce è qualcosa di paragonabile alle strade più famose del mondo, come la Route 66 che attraversa gli Stati Uniti, o ancor meglio come il Sunset Boulevard di Los Angeles. In scala, naturalmente, ma solo come dimensioni, perché in quanto a emozioni la competizione è pari. Quel tratto della 16 bis ha colori e luce unici al mondo. Collega e introduce a posti fantastici come i paesi della costa da un lato e le perle dell'entroterra dall'altro, fino al Salento, terra incantata dove accadono cose splendide come la notte della Taranta. La statale 16 d'estate sa di mare, pelle che brucia, ricci e vino bianco ghiacciato. D'inverno profuma di camini, panorami struggenti e pane cotto nel forno a legna. Al mattino mette allegria e al tramonto ti seduce. Tutto intorno ulivi ritorti che scorrono allo sguardo, lineari, simmetrici e ipnotici, con le radici affondate nella terra rossa. È qui l'epicentro del mal di Puglia. Parte da questo tratto della 16 bis che ti dà il benvenuto quando arrivi, mare a sinistra, e ti saluta quando te ne vai, mare a destra. Quell'atmosfera la porti via con te, dentro, e ogni tanto riaffiora prepotente come il canto di una sirena.